Ryanair ha lanciato oggi la sua programmazione per l'estate 2019 da Pescara, che includerà due nuove rotte: Bucarest, novità dell'inverno confermata anche per la stagione estiva, e Praga, entrambe operate con doppia frequenza settimanale. L'offerta invernale di Ryanair dall'aeroporto d'Abruzzo prevede invece 6 rotte, tra cui le due nuove per Bucarest e Praga, sempre con frequenza bisettimanale. Bucarest è una rotta che abbiamo già attivato quest'inverno, che continuerà per l'estate prossima, quindi sarà nuova per l'estate prossima. Ci sta dando già delle ottime soddisfazioni per l'inverno, quindi siamo convinti anche dei risultati per quanto riguarda l'estate. E Praga è una novità in assoluto per quanto riguarda Pescara, che arriva così ad avere 11 destinazioni collegate direttamente con l'aeroporto, più 6 altri collegamenti via Bergamo. Quest'anno il nostro obiettivo è stato, e concluderà con l'anno fiscale a breve, di 500.000 passeggeri. L'anno prossimo dovremo raggiungere con l'anno fiscale il numero di 600.000 passeggeri, quindi un incremento di 100.000 passeggeri, un 20% in più di anno su anno, che sono assolutamente dei numeri di tutto rispetto. Ovvio, avendo i voli fortunatamente abbastanza pieni e tutte le persone che vogliono portare un bagaglio, la cosa diventava un attimino complicata con le capelliere. Ora abbiamo introdotto una nuova normativa dove le persone che hanno la priorità continueranno come prima, quindi nessuna variazione ai due bagagli a mano consentiti, uno grande e uno più piccolo. Adesso abbiamo dato la facoltà alle persone che non acquistano la priorità di imbarcare, al semplice costo di 8 euro, una valigia di 10 euro direttamente al banco di check-in, quindi prima ancora di passare i controlli e tutto. Una valigia quindi da stiva, con tutto permesso e consentito portare all'interno secondo le regole normali, a un terzo del prezzo di una valigia normale.